Numero 12, Kim Sun-mi, Lee Mi-sop. Numero 2, Kim Sun-yong. Numero 4, Kim Heung-jo. Numero 5, Yeon Il-sun. Numero 6, Kim Jung Hee-sop. Numero 8, Kim Jong-duk. Squadra. Numero 9, Oh Myung-rim. Numero 11, Kim Ho-yeon. Numero 13, Kim Min-sop. Numero 15, Ko Ji-jong. Il Canada in maglia bianca. Numero 12, Fakon. Numero 3, Odette. Numero 4, Pekin. Numero 7, capitana della squadra, Kumon. Numero 9, Segui. Sud. Dirigerà questa finale, gli scriverà il suo nome dopo quello dell'Italia che ha vinto questo torneo nel 1984 e nel 1985. Adesso il primo attacco del Canada. Primo voto dell'incontro della pesante del Canada. Ancora Kim Sun-duk, che ha realizzato finora 5 rigori su 5. Ottimo intervento della portiera coreana. Ancora un contropiede del Canada intercettato dalle coreane. Palla che rimane in possesso delle asiatiche. Realizza ancora dalla sinistra Kim Sun-duk. 16-8 il punteggio
anzi no, rete non valida per rimozione d'aria, punteggio che rimane fermo 15-8 per la Corea del Sud. Esclusione per 2 minuti alla giocatrice canadese Odette. E c'è subito la rete della Corea del Sud, 16-8 il punteggio per le coreane.
riconoscimento ha determinato lo stesso direttore Carlo Sobriano sul titolo aperto sul Messaggero di domenica, che stimola tutti i professionisti dell'autorevole testata a perseverare sulla linea giornalistica di sempre in difesa della libertà e dei valori democratici. Ma il vice direttore del giornale voleva portarci personalmente il saluto del direttore. Un saluto il popolo della Spagna, vostro popolo fratello già in libertà. Antonio Franco è il sacrificato. Un abbraccio, uno stimo un bacio, solo per cliente, mirati venga in te. Io quero dire a tutta l'organizzazione di questa mena, l'infesta, poter consiglio a lutta. Ricevono dall'assessore Gianfranco Antonetti le targhe offerte dal comitato ENSE. Vogliamo nominarvi un attimo insieme ai ragazzi che hanno brillantemente...
del comune di Sperlonga e della consegna dell'ultimo premio che siamo ufficialmente dotati in funzione dell'ente. L'augurio di riaverli qui con noi l'anno prossimo. Auguro a tutti la più grande.